Giovedì 14 settembre, terza edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Avrebbe depauperato il patrimonio societario mediante la distrazione di risorse per oltre 50 milioni di euro, gravando nel dissesto di circa 25 milioni. Vittorio Farina, imprenditore 62enne torinese, amministratore unico della ILTE, la società che stampava le pagine gialle, dichiarata fallita nel 2016, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta aggravata. Farina avrebbe dismesso attività e partecipazioni della sua azienda, attiva nel settore dell'editoria, a soggetti giuridici a lui riconducibili. Tra i capi d'accusa, quello di aver usato il ricavato della vendita di uno stabilimento produttivo della società Moncalieri per 60 milioni di euro per finalità estranee agli interessi dell'impresa. Secondo gli inquirenti, avrebbe anche predisposto bilanci di esercizio non corrispondenti alla realtà dei fatti societari. E sempre la Guardia di Finanza ha arrestato un altro imprenditore, questa volta un 52enne pinerolese, anche lui per bancarotta fraudolenta e in questo caso omesse e infedeli dichiarazioni di reddito in merito all'attività di due società, entrambe con sede in San Secondo di Pinerolo, operanti nel settore del commercio e compravendita di autovetture di lusso. L'evasione fiscale emersa nel corso delle investigazioni ammonterebbe a circa 9 milioni e 300 mila euro. Era conosciuto dai pusher del quartiere come il magazzino all'ingrosso del fumo, con i prezzi più convenienti della città. Uno stabile di Torino, via Lanino, a Porta Palazzo, occupato abusivamente da famiglie di extracomunitari, era diventato il quartier generale di una banda di spacciatori magrebini. Studenti minorenni, prima e dopo la scuola, operai, liberi professionisti, erano, lo vedete, i clienti abituali del gruppo criminale italo-marocchino che amministrava e governava lo spaccio della droga in Piazza della Repubblica. L'indagine, iniziata nel 2015 dai carabinieri della Compagnia di Torino Oltre d'Ora, ha permesso di sequestrare 24 kg di droga tra hashish, marijuana, eroina e cocaina e 11.000 euro in contanti. 16 persone sono state arrestate in flagranza di reato e 7 denunciate in stato di libertà. Come vedete dalle immagini, lo spaccio avveniva tranquillamente, qui siamo dalle parti di Porta Palazzo, senza che né i venditori né i compratori si facessero poi troppi problemi. Lasciamo per il momento la cronaca, ma ci torneremo per andare a Nole, dove lo scorso fine settimana si sono svolti i festeggiamenti per i 130 anni del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, con una gara molto bella, quella delle antiche pompe a mano, vinta per la cronaca dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Maurizio, seguiti da Venaria Reale, Mati e Nole, che peraltro partecipava per la prima volta a questo tipo di gara. Attenzione, dosare le energie. Benissimo, complimentoni. Complimentoni. Per fare il pane, ci sono le manichette, molto bene. Mamma mia, grandissimi questi, che energia, mi raccomando, fate attenzione, 2 minuti. Forza ragazzi! 130 anni del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Nole, un traguardo di tutto rispetto. Certamente, è con orgoglio che oggi festeggiamo questi 130 anni e a ricordare i nostri avi, cosa ci hanno trasmesso con le loro attrezzature dell'epoca e la voglia del volontariato. E siamo a oggi che cerchiamo sempre di fare il meglio per la comunità.
E la storia è stata ripercorsa da una mostra appositamente allestita? Esatto, abbiamo allestito una mostra che ripercorre dal 1887 con l'acquisto della prima pompa a mano dei volontari di Nole, che all'epoca erano chiamati civici pompieri, pompieri del comune, come tutti i comuni avevano, ogni comune aveva dei volontari per la difesa del fuoco. Poi si ripercorre tutta la storia, il 1926, con una sottoscrizione dei nolesi che hanno acquistato con una sottoscrizione appunto un'autopompa che all'epoca era il top del top, e grazie anche a tutte le amministrazioni che poi si sono succedute, dando sempre un aiuto per i locali e l'acquisizione delle attrezzature, ad arrivare a oggi che abbiamo delle attrezzature al top al moderno, ecco. E quest'anno Nole, per questa occasione, ospita anche la gara delle antiche pompe a mano. E proprio per un po' collegare un po' tutta la storia, avendo già anche Nole una pompa a mano, abbiamo chiesto ai colleghi, che c'è proprio un gruppo che rievoca queste manifestazioni, di fare quest'anno l'edizione qui a Nole. Abbiamo anche il piacere di ospitare una squadra che arriva dalla Val d'Aosta. Due condanne a un anno di reclusione sono state chieste dal PM Laura Longo al processo ripreso oggi in tribunale per la morte di un ex dipendente della RAI, dovuto, secondo l'accusa, all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro. Gli imputati sono ex dirigenti dell'azienda. Proposte anche tre assoluzioni. Il dipendente fu in organico alla RAI fra il 64 e il 1999, quando andò in pensione e prestò servizio come impiegato nel grattacielo RAI di via Cernaia. Poi morì nel 2009. Stanno migliorando rapidamente, per fortuna, le condizioni della bambina di un anno ricoverata all'ospedale di Legnano dopo aver ingerito un frammento di una tavoletta di hashish. Secondo i medici, la piccola avrebbe ingerito la droga almeno 3 ore prima di sentirsi male, ossia mentre si trovava sul treno che da Chivasso, dove abita con i genitori, la stava portando a San Vittore Olona. Vicino al suo letto di ospedale c'è sempre stata la sua nonna. I genitori sono adesso indagati. Del caso si occupa la Polizia di Stato. E da oggi a domenica sono in programma lavori nella zona del Ponte 25 Aprile, compreso fra Corso Vercelli e inizio Traversa Ana sul vincolo uscita verso Torino. Verranno eseguiti lavori di sostituzione di brevi tratti delle barriere stradali di sicurezza deteriorati e pericolosi. Durante l'esecuzione dei lavori si cercherà anche di tener conto del flusso del traffico, limitando il senso alternato della viabilità su spazi ridotti, regolamentati da movieri. In caso di maltempo, le date indicate per l'esecuzione dei lavori potrebbero subire delle variazioni. E da lunedì invece a martedì, lungo il raccordo autostradale Torino-Caselle, sarà attivo un restringimento della carreggiata in direzione Torino, con deviazione su una sola corsia di marcia o di sorpasso per consentire i lavori di riasfaltatura. I lavori, che interesseranno un tratto per volta di circa 1 chilometro, saranno eseguiti nella sola fascia diurna, compreso fra le 7 di mattina e le 20, e sono esclusi i giorni festivi e prefestivi. Secondo fine settimana per la mostra della ceramica di Castellamonte, visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 22, con le mostre di Casallaira, Casagallo, della Fornace Pagliero e della Castellamonte, e soprattutto con i suoi 3 centri espositivi, al Liceo Faccio, il Centro Congressi Martinetto e a Palazzo Botton, dove quest'anno hanno trovato posto le stufe belle ma soprattutto funzionali, che sono le radici stesse della mostra. C'è ancora un mercato di queste stufe? Si trovano ancora giovani che abbiano voglia di cimentarsi in questa che è a metà fra l'artigianato e l'arte?
Ha detto bene lei, effettivamente siamo una via di mezzo, siamo proprio borderline, siamo a livello, diciamo così, di una lavorazione artigianale, artistica e industriale, perché poi c'è un aspetto, come dicevamo prima, di tecnologia. I giovani sì, ci sono, noi i nostri addetti, noi abbiamo 11 dipendenti e provengono per la metà, forse diciamo 60% dall'istituto, dal liceo artistico, per cui sono non più giovanissimi, ma sono giovani, e gli altri invece vengono da esperienze diverse. Abbiamo anche un perito agrario che comunque in qualche modo con la ceramica c'entra, con la terra diciamo c'entra sempre, che è molto appassionato, che ha anche delle opere presenti al Palazzo Martinetti. I giovani, purtroppo qui il discorso si allarga un po', bisognerebbe effettivamente fare un discorso più generale sull'apprendistato, su cos'è l'apprendistato, sulle difficoltà anche che ci sono, perché poi non è così semplice assumere, soprattutto per una ditta artigianale come la nostra, però ultimamente abbiamo assunto anche dei giovani provenienti sempre dal liceo artistico, anzi dall'Accademia di Belle Arti, cioè non solo, per cui andrebbe anche valorizzata la loro diciamo professionalità. Questa 57esima mostra della ceramica sta riportando un po' al centro anche la stufa, perché la stufa è la base dalla quale nasce poi la fama mondiale di Castellamonte. La stufa deve ritornare in mostra con più prepotenza. Ma direi di sì, cioè quest'anno la scelta dell'amministrazione è chiaramente ci vede noi produttori di stufe e di ceramica in generale diciamo così soddisfatti, perché in un primo piano si sono rivalutate le produzioni locali. Chiaramente secondo me dipende anche un po' da noi, cioè nel senso che se vogliamo essere all'altezza di un'esposizione, di essere messi in mostra, diciamo così, in modo semplice, bisogna anche che cerchiamo di rinnovarci e avere sempre quelle novità che poi ti permettano di stare sul mercato, quello che stiamo cercando di fare, cioè perché sennò poi rimani un po' tagliato fuori. E poi vediamo alcuni appuntamenti. Intanto vi ricordo che li trovate sulla nostra app, basta cercare Torino e Canavese TV, scaricare l'app, vedete gli appuntamenti. Questi sono gli appuntamenti per venerdì, sabato e domenica, che sono poi in via di aggiornamento. Li trovate lì. Io ve ne segnalo due in particolare. L'appuntamento con la rassegna di eventi culturali organizzata dai Cavalieri di Sant'Eusebio venerdì, quindi domani, presso la Chiesa degli Angeli Custodi, con Pio Coda che presenta Il Cammino di Santiago, descrizioni e impressioni, una serata a ingresso libero con offerte che saranno destinate all'Associazione Lega del Filo d'Oro. E poi sabato sport al parco a Rivarolo dalle 10 alle 19, tante le associazioni sportive che potranno, con le quali si potrà provare qualunque tipo di sport, sono davvero tanti. E poi dalle 19 in poi c'è la cena in bianco e rosso, perché? Perché il ricavato verrà devoluto per la Croce Rossa di Rivarolo. Fra l'altro ci sarà per i bambini una tesserina particolare, quelli che riusciranno a fare tutti gli sport, a provare tutti gli sport, avranno anche un simpatico premio a fine giornata, al sabato, quindi sport al parco al Castello Malgrado. E poi chiudiamo con una idea originale molto apprezzata proprio al Castello di Malgrado. Il titolo era Note e dimore. Prosegue con successo la stagione delle Amici del Castello Malgrado. Sì, decisamente successo. Oggi in particolare abbiamo svolto il primo turno, almeno al momento, di Note e dimore. Pienone sia oggi sia le prenotazioni di questa sera. La gente va via molto soddisfatta, quindi ne siamo solo che contenti. Un esperimento, un progetto nuovo dove si fa una visita all'interno di una dimora storica con la storia della musica. Questo era un assaggio di quello che si è visto nelle sale del Castello Malgrado di Rivarolo. Era anche l'ultimo servizio di questa nostra terza edizione del TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.